I knew just what it had to be when I heard you say what you said to me. Everything, appetite for the night, yeah, it. I knew just what it had to be when I heard you say what you said to me. Everything, appetite for the night, yeah, it. I knew just what it had to be when I heard you say what you said to me. Everything, appetite for the night, yeah, it. I knew just what it had to be when I heard you say what you said to me. Everything. I knew just what it had to be when I heard you say what you said to me. Everything. Nella puntata di oggi, i giovani e il divertimento. Come trascorrono i weekend i ragazzi agrigentini e che idea hanno della movida nel nostro territorio? La bella stagione è ormai alle porte e tante sono le novità proposte dalle migliori maison italiane e non. Le telecamere di Gallery all'Atelier Scalia. Bellezza e cura della persona. La medicina estetica si occupa di questo. Un numero in aumento, quello delle persone che si rivolgono a un medico estetico. Guardare i luoghi noti da un'altra prospettiva. Siamo saliti su un treno per visitare alcuni posti davvero interessanti che fanno parte della nostra storia. Lo chef Mario Consentino propone ai telespettatori di Gallery una sua ricetta dal titolo Bocconcini di branzino con verdure. Amici di Gallery, rieccoci di nuovo in onda. Continuiamo insieme questo percorso attraverso le numerose sfaccettature della nostra società, partendo dalla movida, dal benessere, cultura, medicina ed anche cucina. Tante le mail pervenute alla nostra redazione, sempre attenta alle vostre segnalazioni. Ve lo ricordo, nella nostra pagina ufficiale su Facebook all'indirizzo www.facebook.com/page/gallery. Con la quale, ve lo ricordo, potrete interagire direttamente con noi. Novità nella nostra trasmissione è l'apertura della pagina Gallery Talent. Siete cantanti, attori, ballerini, artisti. Inviateci i video delle vostre performance e i più interessanti verranno mandati in onda. Partiamo dunque con questa nuova e ricca puntata. Signore e signori, benvenuti a Gallery! I giovani e il divertimento. Questa sera andremo a scoprire quali sono i passatempi preferiti dei ragazzi, come passano le serate e soprattutto quali sono le mode, le tendenze dei giovani del 2013. Come trascorrono le serate i giovani agrigentini? Allora, il giovane agrigentino diciamo che può trascorrere la serata in vari modi. La tendenza è quella di passare il preserata in uno di quei locali della via Atenea, quali possono essere il Mojo, il Cocchio, il Girasole, quindi trascorrere la prima serata lì, prendere qualcosa da bere, chiacchierare, trascorrere un po' di tempo con gli amici per poi passare diciamo, alla seconda parte della serata, dove si preferisce andare in qualche locale dove si può ballare, dove c'è della musica commerciale piuttosto che qualsiasi altro tipo di musica, divertirsi un po', conoscere altre persone, diciamo, entrare in un'ambientazione diversa che permetta un po' ai ragazzi di conoscersi, di stare insieme, di trascorrere comunque quello che è il fine settimana, che tradizionalmente è visto come quella, la parte della settimana che vede il riposo, vede il momento di svago dopo una settimana di studio, di lavoro. Come comincia la tua serata? Solitamente il sabato sera, il venerdì sera la passi in compagnia? È una pizza, poi fra amici, si esce qua da Agrigento, in via Atenea, la solita vita diciamo. E poi magari più tardi a ballare? Una volta tanto. Sì. Serata che si rispetti, ovviamente musica e divertimento. Siamo qui con il DJ della serata, Andrea Barbera, che propone al pubblico qui presente all'Opera di Agrigento musica dell'Hit Parade del momento. Ecco, quali sono le musiche più suonate in questo momento? Ma in questo momento si balla un po' di tutto, dall'hip hop alla commerciale, disco. Io faccio un genere un po' particolare perché cerco di fare un genere musicale diverso da quello che si sente sempre in giro, pur non, comunque qualche pezzo commerciale sempre lo mettiamo, però cerchiamo di differenziarci dall'offerta generale che c'è.
Da DJ giovane agrigentino, ecco, che sbocco pensi di avere nella nostra provincia, che comunque è un ambito assai difficile, quello dell'inserimento musicale e dello spettacolo nel nostro territorio. Ecco, qual è la tua opinione a tal proposito? Ma il problema di Agrigento è che offre poco, non ci sono tantissime serate organizzate e l'offerta è molto bassa, quindi secondo me si può costruire una situazione piacevole di serate, di party, tutto quello che purtroppo Agrigento manca. Cioè, alla fine sono poche le situazioni veramente belle, piacevoli, divertenti. Poi l'inverno si sa, non c'è tutto il movimento che c'è l'estate, quindi infatti stiamo aspettando che arrivi la primavera, l'estate, per poter incrementare anche con il lavoro. Che cosa è in questo momento particolare per voi il divertimento, adesso inquadrato in un contesto storico caratterizzato dalla crisi economica? Nel senso, prima magari si usciva più facilmente, uno si andava a bere un cocktail anche tra amici, adesso pensate di più nello spendere il denaro oppure ugualmente riuscite a sbarcare il lunario? Per il divertimento non c'è crisi. Ah, quindi tu sei di quest'idea che nonostante tutto è arrivata... Divertire anche senza soldi. Ad esempio? Qualsiasi cosa. Basta uscire e ti diverti la stessa cosa. Poi è comune spesso nelle comitive di amici, visto che la nostra trasmissione è giovane, quando si è in compagnia si parla dei problemi degli amici o no? Certo, sì sì. Quindi se c'è un'amicizia vera si parla? Sì. Bene ragazze, fate un saluto per gli amici di Gallery, la nostra nuova trasmissione. Come trascorri il tuo weekend tipo qui nelle nostre zone? Allora, io dico sempre che Agrigento è una città morta, quindi comunque non è che ci sia molto da fare. Ho le mie passioni che comunque non fanno parte della vita notturna di Agrigento, poi quando capita un giro in qualche locale, niente di più. Ha influito nelle tue scelte, magari anche nell'uscire, nel comprare qualcosa, la crisi economica? Magari adesso, che so, prima di andare a comprare un qualcosa, un indumento, uscire a fare una bevuta tra amici, una pizza, ecco, magari ci pensi o invece comunque i soldi per il divertimento vengono fuori ugualmente? Vabbè, i soldi ci sono, non lo nego, comunque se i miei genitori chiedono dei soldi me li danno. Oggi sono uscita con 5 euro, quindi devo... Proprio nel solco dell'austerity. Oggi devo vedere bene cosa prendere. Però no, dai, super giù, diciamo che c'è crisi ma non ci facciamo mancare niente. Va bene, un saluto per i nostri amici di Gallery. Un saluto a tutti, ciao. Cosa ne pensi della nostra città? Ma... Parliamone bene però, eh? Ne vorrei parlare bene, ma non si può parlare bene perché spazio per i giovani ce n'è poco. E quale sarebbe, diciamo, l'idea di un giovane alla nostra città? Non lo so, magari un progetto artistico, sportivo. Qui è una vetrina aperta a tutto, quindi possiamo anche lanciare dei messaggi positivi. Guarda, non ne ho idea, ma un po' più di spazi per i giovani e qualche alternativa, penso, con lo sport, col divertimento. Che se vai in giro a Viale vedi sempre ragazzi che non hanno niente da fare, pomeriggio, sempre buttati là, ci vorrebbe qualche alternativa. I giovani e il divertimento, un gruppo di amici agrigentini, come passate solitamente le serate? Ad annoiarsi, perché qua non è una città molto, diciamo, con più divertimenti, ci diamo da fare con quel piccolo che abbiamo. Solitamente a che ora comincia la serata qui ad Agrigento? Per le 11 e mezza. E guarda, una domanda un po' particolare, ecco, la crisi economica da un punto di vista proprio di dispendio economico, di denaro, ecco, ha inciso su di te? Perché prima magari si decideva, beh, io vado a fare l'uscita in pizza, vado a comprare qualcosa più facilmente, ecco, adesso si pensa più a spendere soldi o no? Ma sicuramente c'è una crisi economica che si sente, però non penso che influisce più di tanto. Beh, adesso è il momento di un bel salottino con due splendide ragazze. Ecco, fanciulle di Agrigento, cosa ne pensate della nostra provincia da un punto di vista di divertimento? Zero. Wow. Tu cosa ne pensi? Niente, cambiamo argomento, che forse è la cosa migliore.
moda e giovani ragazze. Ecco, prima di uscire il sabato sera, quanto tempo ci impiegate? Perché comunque stare dietro alle ragazze, aspettare che si truccano ogni sabato sera, il venerdì sera, siete uno stress, questo è un dato di fatto, siete stressanti. Ecco, quanto tempo impieghi? Io poco fa ero testimone del tempo che impieghi tu per truccarti, ecco, quanto tempo ci stai? Tantissimo. Ma perché ci perdete tutto questo tempo, vorrei sapere? Per forza, ci dobbiamo curare. Tu invece pure tutto questo tempo perdi? Un minuto. Brava. Parliamo invece di una cosa interessante, la crisi economica da un punto di vista di ragazzi. Prima magari per uscire a mangiare una pizza, a fare qualcosa, ci si pensava molto, molto di meno, perché comunque i soldini c'erano, i dindini. Ecco, ora prima di andare a mangiare una pizza, a bere qualcosa tra amici, ci pensate più di una volta o no? Comunque i soldi per il divertimento vengono fuori comunque. Ma sinceramente penso che quando ci sono è bene spenderli, quindi quando ci sono ci sono. Quindi sei per il divertimento? Sì. Tu? Sì, anch'io. Bisogna divertirci, cioè siamo giovani per forza. La serata tipo della ragazza grigentina qual è? Come comincia? Solitamente a che ora inizia a prepararti? Prestissimo, però esco tardi comunque, dopo cena. Quindi diciamo inizi tardo pomeriggio per poi uscire alle 11 della sera. A posto, le ragazze grigentine proprio sono ok. Passiamo dall'altra parte del bancone per vedere quali sono i cocktail che questa sera stanno andando per la maggiore. Cosa stai preparando adesso? Sto preparando due capirosche. Ah, quindi un cocktail abbastanza fresco? Abbastanza fresco e forte. Deve piacere, secondo me, questo cocktail. Cosa c'è? Magari spiegamolo ai nostri telespettatori. È un pestato, quindi con limone e zucchero di canna, con sciroppo di fragola e vodka secca praticamente. Ovviamente ricordiamo ai nostri telespettatori che noi diciamo di e parliamo di cocktail e lo diciamo per pura informazione. Ovviamente bisogna bere responsabilmente e mai quando bisogna mettersi alla guida. Noi ci teniamo a sottolinearlo questo. Dico, solitamente che gusti sono gli sciroppi, comunque gli ingredienti per fare questo cocktail? Perfetto, abbiamo fatto un pestato con limone e zucchero di canna, dopodiché ci va il ghiaccio tritato, dopodiché sciroppo alla fragola e vodka secca. Ora vi faccio vedere come mischiare praticamente, come si completa. Ok. Si va a mescolare tutto dal basso verso l'alto. Ok. E voilà, quindi sono pronti. Il piatto è pronto, come dice. Aiutami, aiutami, aiutami. Come dicono, ecco. Come dicono, esatto. Ovviamente zona molto importante per Agrigento e per i giovani, il salotto buono della città. Parliamo di via Atenea. Vediamo un po' i giovani come si comportano, come trascorrono queste ore del loro tempo libero. E poi magari, chissà, vediamo qualche altra curiosità insieme. Stiamo facendo delle brevi domande facili facili. Come trascorrono le serate i giovani agrigentini? Facile facile, cominciamo da questo. Niente di particolare, una passeggiata in via Atenea, cose semplici. Dico, solitamente i giovani e il rapporto con la crisi economica. Dico, magari prima era più facile uscire e spendere soldi. Adesso prima ci si pensa, prima di uscire due soldi, nel senso prima andare a... È diverso, non è più come una volta comunque. La crisi si sente molto ormai. Cosa ne pensi della nostra provincia, della nostra città di Agrigento dal punto di vista del divertimento dei giovani? Agrigento è piccola, siamo pochi. Tra l'altro, come parlavi poco, detto poco fa, tu c'è pure la crisi, quindi non ci sono locali che permettono di organizzare eventi con molte persone, sono locali piuttosto piccoli. Quindi magari la soluzione potrebbe essere passarle in compagnia con gli amici più stretti e divertirsi in maniera anche più semplice. E questa è una soluzione, sì, la migliore credo. Come trascorre la serata all'Agrigentino? Ecco, come comincia? Cosa fai solitamente?
Ma io solitamente, a me piace passeggiare qui in via Atenea, così mangiare una pizza e poi andare a fare una passeggiata, non faccio niente di particolare. Tra l'altro qui abbiamo pure il piacere di avere un bravissimo musicista, giusto? Sì, 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 mi piace ogni tanto anche andare a vedere qualche serata o anche suonare nei vari locali dell'Agrigentino. Quindi magari un diversivo alla routine dei giorni nostri, anche magari un hobby come nel tuo caso è suonare uno strumento? Sì, 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 sicuramente. Cosa ne pensi della nostra provincia dal punto di vista di divertimento e prospettive per i giovani? Guarda, personalmente mi posso ritenere soddisfatto perché a me piace così un po' la tranquillità, non sono un tipo che va in discoteca o comunque che va a ricercare serate così particolari. Però sì, almeno dal mio punto di vista, ripeto, mi ritengo soddisfatto. Un'amica cara, Ilaria Bordenca, una grande attrice del nostro Interland. Ecco, imporsi, mettercela tutta per i giovani di Agrigento, quanta forza ci vuole? Ci vuole il coraggio, ci vuole la creatività, la risoluzione anche dei problemi, nel senso crederci e riuscire a superare gli ostacoli. E il credere significa andare avanti, significa progettare, significa soprattutto azione. Noi ci crediamo. E ci spendiamo giornalmente, noi abbiamo fatto ultimamente un'associazione culturale che è l'Open Space Theater, in cui diamo accoglienza a tutti i giovani, ma non solo, per promuovere quella che è l'arte e la cultura, perché ricordiamoci sempre che l'arte e la cultura è la costruzione di un'identità che è capace di scegliere. Spesso si dice i giovani non hanno possibilità, non hanno futuro qui ad Agrigento, ma invece secondo me ci vuole tanto impegno, costanza e forza di volontà, perché forse è quella che manca spesso in noi ragazzi. Ecco, tu cosa ti senti di dire che magari è da tanto tempo che fai l'attrice e continui a fare questo di mestiere, quindi è un lavoro abbastanza difficile, complesso e coraggioso oggi nel 2013, in cui davvero le problematiche sono tante? Io dico semplicemente, io faccio anche la psicologa per fortuna e quindi mi fa vedere la prospettiva in maniera differente anche. Io dico semplicemente che anche in questa terra, che è un po' amara diciamo, però molto fertile, bisogna investire. I nostri giovani devono rimanere qua, dobbiamo spenderci affinché i nostri giovani rimangano qua e sviluppino le competenze in modo da creare una città migliore e vivibile. Un saluto per i nostri amici di Gallery, la nuova trasmissione di Televide Agrigento. Yes, I can. Occupiamoci adesso della moda. Dal 1948 l'Atelier Scalia, situato nel centro di Agrigento in via Atenea, offre i migliori abiti da cerimonie dell'alta moda per uomini e donne provenienti dalle maggiori maison nazionali ed internazionali di moda. Tanti colori, i tagli stravaganti degli abiti e l'elevata qualità che capi Made in Italy da sempre rappresentano in tutto il mondo. Loredana Messane è andata a scoprire le novità di una prestigiosa collezione di abiti da cerimonia per la prossima stagione primavera-estate. Dark room. Bodies.
Le collezioni della primavera-estate 2013 dei migliori fashion brand si compongono di abiti da cerimonia. Siete stati invitati ad una cerimonia o ad un evento in particolare, non sapete cosa indossare? Mi trovo al posto giusto e con le persone giuste. Pippo Scalia, titolare di questo atelier, e Andrea, modella, ci faranno vedere appunto quali sono le collezioni primavera-estate 2013 dei migliori fashion brand. Dunque Pippo, quali sono le proposte e i colori di tendenza? Le proposte soprattutto si rivolgono quest'anno a una cerimonia che è sempre un articolo maggiormente richiesto rispetto al giorno, a un mercato diciamo sicuro perché le cerimonie non mancano e quindi ne proponiamo parecchie. E quindi di conseguenza li vedrete indossati, i capi per la cerimonia vengono declinati un po' in tutti i tessuti, in tutti i volumi e in colori vari, lunghezze varie, è ritornato molto il lungo e i colori sono abbastanza vivaci in questa stagione, come anche dei pastello, con un calo del nero. Quindi Andrea adesso sta indossando un abito lungo, colori abbastanza vivaci, abbiamo sì. Questo fucsia, un verde smeraldo possiamo dire. Sì, è una stampa in seta, floreale, abito lungo come dicevamo, la bustina come vedete è un completamento in quanto l'accessorio anche in queste circostanze diventa un articolo abbastanza richiesto e di completamento al capo. Se l'occasione è davvero importante e chic, possiamo optare per che cosa? Possiamo optare per capi sempre nei materiali preziosi, vedi la seta, con guarniture di paillette, pietre, anche delle frange che ci ricordano il vecchio Charleston e che stanno andando parecchio nei vari colori, come dicevo prima. Gonne corte, abitini corti per una cerimonia sono di tendenza quest'anno o gli abiti lunghi vanno per la maggiore? Ma ci sono, sì che ci sono, e le lunghezze, diciamo quelle molto corte, magari sono destinate a un pubblico più giovane, mentre le lunghezze regolari o anche poco sopra il ginocchio, diciamo, vengono abbastanza vendute. Quest'anno, dicevo, il capo lungo è ritornato un po' in auge rispetto agli anni passati e lo stiamo anche lavorando abbastanza bene. Per gli uomini cosa è previsto? Ma per lo sposo come colore si va al solito nero, che è decisamente nero, non può essere diversamente, con diciamo petto a lancia, con un collo a scialle tipo smoking, mentre per gli ospiti, gli invitati possono anche andare su grigio, su blé, gessati, anche per lo sposo il gessato va abbastanza bene. Bright and luminous and blue, and kept me waking.
can't separate your sins. To me, you're acting like your twins. This is a mess. Is this a test? How many guesses do I get till only one of you is left? You're quite the same. If love's the game, I want to see emotions color in the sky to the point it will make me wanna cry and get me waking. Both. Oh, never mind. Nell'era in cui la bellezza, la cura della persona rivestono un'importanza sempre più crescente, un numero maggiore di persone si rivolge a una nuova figura professionale. Parliamo del medico estetico. La medicina estetica è infatti rivolta al miglioramento della qualità della vita, una tipologia di medicina che mira sia alla prevenzione che alla correzione dei difetti fisici in estetismi. Quali sono le patologie di cui si occupa la medicina estetica? Scopriamolo in questo servizio. La medicina estetica è una nuova branca medica che si occupa di migliorare la qualità della vita di chi vive un disagio, causa gli inestetismi poco accettati. Conosciamo dunque la figura del medico estetico con la dottoressa Rosa Palermo. Dunque, dottoressa, quali sono gli inestetismi e le patologie di cui si occupa la medicina estetica? Prima di parlare degli inestetismi e delle patologie di cui si occupa la medicina estetica, desideravo fare una breve premessa su quella che è la medicina estetica. Innanzitutto dobbiamo dire che si tratta di una nuova branca medica multidisciplinare che ha il compito di risolvere quelli che sono i problemi sia dal punto di vista psichico che dal punto di vista fisico. È una branca medica multidisciplinare che nasce inizialmente intorno agli anni 70 a Parigi come movimento culturale e da qui si diffonde intorno agli anni 80 in tutti i paesi del bacino del Mediterraneo ed anche oltre, essendo così rivolta a guardare il soggetto in tutta la sua totalità per garantire un benessere sia fisico che psicologico. Quindi, fatte queste brevi premesse, dobbiamo dire che la medicina estetica è così una medicina innanzitutto preventiva e curativa dopo. Gli inestetismi logicamente riguardano tutto il corpo nella sua totalità, perché l'invecchiamento, come sappiamo, interessa tutto il corpo. Tuttavia, nello specifico possiamo ricordare che per quanto riguarda il viso, questi inestetismi sono rappresentati innanzitutto dalle rughe, dalle macchie, dall'acne. Per quanto riguarda il corpo vorrei ricordare la cellulite, che è la patologia più diffusa e più combattuta negli studi di medicina estetica, e inoltre ancora vorrei ricordare le adiposità localizzate, così pure le smagliature, l'edema alle gambe. Quindi diciamo che l'interesse della medicina estetica è quello di occuparsi del benessere psicofisico dell'organismo nella sua totalità. La medicina estetica in cosa si differenzia dalla chirurgia estetica?
A differenza della medicina estetica, la chirurgia estetica invece è rivolta a risolvere tutti quegli inestetismi che un medico estetico non può risolvere, quali per esempio la correzione delle borse agli occhi, oppure una pitosi palpebrale, o ancora la presenza di orecchie a ventola, o ancora la correzione di un naso aquilino. Allora in questi casi la medicina estetica ha un limite e là interviene la figura del chirurgo estetico. I pazienti che si rivolgono al medico estetico cosa richiedono? Bella domanda. I pazienti che si rivolgono al medico estetico cosa richiedono? Allora, a me capita spesso che quando visito un paziente, questo paziente presenta qualcosa in più rispetto a quello che lui vorrebbe mostrare, un qualcosa che vuole uscire dal proprio corpo. Quindi sicuramente vuole sentirsi più bello, perché oggi sappiamo che essere più belli significa essere più inseriti nella società, più accettati a livello affettivo e a livello anche relazionale. Quindi sotto questo aspetto una persona che migliora e quindi rielabora la propria figura fisica sicuramente acquista una sicurezza maggiore per potersi relazionare con l'ambiente, con l'ambiente e con la società. I trattamenti, quali sono i trattamenti che i pazienti mi richiedono più spesso, sono svariati. Per quanto riguarda i trattamenti del viso, là dobbiamo ricordare per esempio i filler, quindi la correzione, l'aumento delle labbra, degli zigomi, la correzione dei solchi nasogenieni, o ancora la correzione delle rughe di espressione della fronte con le iniezioni di botulino, o ancora risolvere problemi di acne. Per quanto riguarda il corpo, sicuramente i trattamenti più richiesti riguardano la cellulite, trattamenti del sovrappeso, quindi delle adiposità localizzate, e ancora le smagliature e i capillari alle gambe, quindi tutti quei trattamenti che riguardano sia il corpo sia il volto. Trattamenti sicuramente meno invasivi, ma i risultati sono duraturi nel tempo? Allora, la medicina estetica sicuramente è la risposta più efficace a quelli che sono le correzioni dei vari inestetismi. È bello prendersi cura di sé, è bello prevenire diverse patologie, ma sicuramente è la costanza che aiuta, perché comunque una volta che si effettuano sia i trattamenti di medicina che di chirurgia estetica, il processo dell'invecchiamento è inesorabile, quindi noi lo possiamo rallentare, lo possiamo far avvenire oltre che più lentamente anche meglio, però la costanza è quella che premia. Tutti quanti siamo saliti su un treno, ma certamente in pochi sono stati nel posto di guida insieme ai macchinisti. Vi ci portiamo noi di Gallery, facendovi anche vedere dei luoghi nodi, ma visti da una prospettiva completamente diversa a quella a cui siamo solitamente abituati. Siete pronti? Allora salite tutti in carrozza! Thank you.
Mario Consentino, chef agrigentino di antico stampo, maestro di molti professionisti dei fornelli di oggi e fondatore morale dell'associazione Cuochi Agrigento Salvatore Schifano, voluta da lui e dal fraterno amico al quale in seguito la sua scomparsa è stata dedicata. Il cavaliere Consentino, durante la sua carriera professionale, ha ricoperto per diversi mandati la presidenza provinciale e quella dell'Unione Regionale Cuochi Siciliani. Oggi a Gallery lo chef Mario Consentino propone una sua ricetta dal titolo Bocconcini di branzino con verdurine. I particolari con Claudia Caci. Oggi prepara i bocconcini di branzino con delle verdurine. Quali sono gli ingredienti? Allora, gli ingredienti sono cipolla, ciliegino, zucchina, melanzane, pangarè, primo sale, basilico e prezzemolo. E iniziamo con la cipolla che si trita, si fa soffritta, e il ciliegino pure soffritto in padella con un po' di olio. Poi friggiamo le melanzane e le zucchine separatamente tagliate a dadi, e tagliamo il pangarè a dadi, anche il primo sale tagliato a cubetti. E tutto unito si ottiene la farce per andare a fare i bocconcini. Spezzettiamo del basilico con le mani e del prezzemolo tritato. Adesso passiamo alla lavorazione del pesce. Sì, allora iniziamo, qui c'è la spigola. Prima si squama, quindi con una forchettina, con il coltello sotto il rubinetto si leva tutta la squama. Io l'ho già tolta, come vede è già pulita, e iniziamo a sfilettarla in questo modo. Così otteniamo due filetti, uno da una parte e uno dall'altra. Quindi il punto di confine tra un filetto e l'altro è la lisca. La lisca, sì. Questa è già sviscerata, però volendo si può pure lasciare senza sviscerata, perché tanto noi non la adoperiamo. In cucina solitamente quando ne facciamo tante, magari la lisca e la testa la conserviamo per poter fare un fumetto di pesce, ma non è nel nostro caso per i bocconcini. Però se dovrei fare un risottino, dovrei fare una pasta con della salsa di pesce, sicuramente queste cose mi servirebbero. Otteniamo tre pezzettini per ogni filetto di spigola, così andiamo ad avere sei bocconcini piccolini che servono per una persona. Quindi per quattro persone adoperiamo quattro spigole. Di grammatura media la spigola sulle 250-300 grammi. Per la panatura adoperiamo il pangarè sbriciolato, come mai non il pangrattato? Il pangarè è molto più morbido, quindi i bocconcini resteranno più morbidi. Il pane asciugato, quindi il pane grattugiato, è molto più asciutto e ha completamente un altro sapore, perché il pangarè è un pane fresco, il pane grattugiato è un pane già asciugato e stagionato. Adesso cosa sta facendo? Sto assemblando in questa bacinella tutti gli ingredienti che abbiamo preparato e che abbiamo menzionato prima, quindi uno dopo l'altro aggiungiamo tutte le cose. Ingredienti che serviranno per la faccia dei bocconcini. Non abbiamo detto poco fa che prepariamo pure dell'olio di basilico, che poi lo andiamo solamente nella finitura della presentazione del piatto, andiamo a guarnire con quest'olio di basilico. Qui aggiungiamo sale e pepe. Sto amalgamando il tutto, come ha visto abbiamo aggiunto sale e pepe. Olio non ce n'è di bisogno, perché già l'olio della frittura delle melanzane, del ciliegino, delle zucchine già è sufficiente, e come vede già vediamo che toccandolo si vede benissimo che è già abbastanza amalgamato.
con l'aiuto del battecarne li spianiamo un po', così diventa più grande questo pezzettino di pesce, in modo che lo possiamo arrotolare, altrimenti ci verrà difficile poterlo arrotolare così piccolino. Quindi bene appiattiti. Se non avete a casa il batticarne, adoperate qualche cosa come un bicchiere con un po' di forza del polso, si possono anche appiattire un po'. Ecco, va bene così. Adesso iniziamo a farcire i filetti di pesce. Sì, formiamo questi bocconcini di pesce. Come vedete li abbiamo battuti tutti e sei i pezzettini. La fascia l'avevamo già pronta, ne mettiamo un po'. Io prendo con le mani perché lavoro in cucina e ho sempre le mani lavate e pulite bene. E casomai vi aiutate con un cucchiaio voi a casa se per caso toccate altre cose. È importantissimo nel lavoro della cucina avere sempre le mani pulite. Il metodo di cottura per chiudere i bocconcini è fare sì che la faccia non esca? Avvolgerli bene con questo pane che va a chiudere casomai se restano dei piccoli buchi, e come vede il pangarré, essendo morbido, proprio va a fare questa funzione. Restano ben chiuse e aderenti alla carne del pesce, la farce, e non esce perché poi noi la sistemiamo in una pirofola dove andiamo a metterla al forno per 10 minuti a 170 gradi e poi li vedremo quando sono già cotti. Mettiamo un po' di olio di oliva nel fondo della teglia, andiamo a sistemare i bocconcini che poi, mi ripeto, li mettiamo al forno per 10 minuti circa a 170 gradi. A 170 gradi va benissimo, così il forno non è molto forte e loro hanno la possibilità di cuocere lentamente, essendo un pesce così delicato. Volendo qui si può mettere come aroma qualche foglia di alloro, se ce l'avete la potete mettere. Un goccio d'olio di sopra e andiamo a infornarli. Adesso inforniamo i bocconcini di branzino per quanto tempo? Per 10 minuti circa, a 170 gradi, lo ripeto. Come vedete i bocconcini sono già pronti, dal colore si vede che sono un bel colore rosa e non più bianchi come prima. Adesso andiamo a sistemarli nel piatto, così vedete pure la presentazione. Passiamo alla composizione del piatto. Come guarnitura cosa usate? Come guarnitura abbiamo preparato un'insalata di finocchio e arance, che si addicono in questo periodo, sono buonissime, quindi semplicissimo. L'arancia poi servirà pure un po' per addolcire il sapore del pesce, servirà pure come sorbetto. Andiamo ad adagiare i bocconcini sul piatto. Li sistemiamo così a circolo attorno a questa insalata. Abbiamo già preparato dell'olio di basilico. L'olio di basilico, per prepararlo bisogna prendere del basilico, dell'olio, un po' di sale e un po' di pepe e frullarlo con un piccolo frullatore. E otteniamo, questo è l'olio di basilico, e otteniamo quest'olio che ne andiamo a mettere qualche goccio così. Porta il profumo e anche il sapore. E anche il colore, che non guasta in un piatto. E anche il colore, sì. Finiamo la guarnitura del piatto con il fiore del finocchio e un po' di buccia di arancia
che abbiamo ricavato dalle arance che abbiamo messo nell'insalata. E così, questo cespuglio verde e giallo che serve per guarnire il piatto. Un secondo piatto dunque che riporta i sapori e i colori della Sicilia. Certo, con le arance sicuramente abbiamo dato proprio il tocco finale che serve, poi in questo periodo le arance sono proprio il periodo più gustoso. E con questo servizio si conclude questa puntata di Cagliari. Colgo l'occasione per ricordarvi che potrete contattarci direttamente nella nostra pagina ufficiale su Facebook all'indirizzo www.facebook.com/page/gallery, che è sempre in continuo aggiornamento e vi ricordo ancora una volta con la quale potrete interagire direttamente con noi. Novità nella nostra trasmissione, come detto in apertura, è la prossima apertura della pagina Gallery Talent. Inviateci dunque i vostri video delle vostre performance artistiche, mi raccomando! Ed inoltre potrete seguirci oltre che su TVA, Televideo Agrigento, LCN92, su Amica TV, LCN628, anche sui siti internet www.televideoagrigento.tv e www.agrigentotg24.it. È davvero tutto per questa puntata di Gallery, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. Vi do appuntamento alla prossima settimana. Con tanti nuovi servizi, tutti targati Gallery. Alla prossima!